Benvenuti e benvenute a UNIPG Orienta Live, il programma di orientamento universitario virtuale realizzato dall'Università degli Studi di Perugia. In queste puntate approfondiremo i corsi di laurea triennali a ciclo unico offerti dall'Ateneo. In ogni puntata approfondiremo l'offerta di uno specifico dipartimento e lo faremo con degli ospiti in studio. In questo caso abbiamo collegato in rappresentanza del Dipartimento di Medicina e Chirurgia il professor Francesco Grignani. Benvenuto professore. Buonasera a tutti. Ma lo faremo anche collegandoci virtualmente con altri professori. E a questo punto saluterei la professoressa Cinzia Antonielli. Salve professoressa. Buonasera a voi. E il professor Giacomo Pucci. Salve professore. Buonasera, buonasera a tutti. E infine il professor Lombardo. Salve professore. Salve, buonasera a tutti. Ma vi starete chiedendo come funziona questo format, questo programma. Ebbene, ci sarà la possibilità di presentare l'offerta didattica e formativa, ma anche la struttura di questo dipartimento, i diversi corsi di laurea che lo compongono, ma avremo anche dei momenti più interattivi in cui metteremo alla prova la vostra attenzione e soprattutto ci sarà uno spazio dedicato alle risposte e alle domande che voi potrete porgere direttamente ai professori che sono intervenuti all'interno di questa presentazione. Mettetevi comodi perché a questo punto iniziamo ad andare alla scoperta del Dipartimento di Medicina e Chirurgia. Buongiorno, siamo sul terrazzo della sede del Dipartimento di Medicina e Chirurgia. Al Dipartimento di Medicina e Chirurgia afferiscono i corsi di laurea magistrali in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, i corsi di laurea delle professioni sanitarie e Scienze Motorie. Come potete ben comprendere, i nostri corsi di laurea hanno come oggetto di interesse l'uomo, la sua salute e il mantenimento della salute. A chi rivolgiamo il nostro invito a partecipare ai concorsi per l'ammissione ai corsi di laurea del Dipartimento di Medicina e Chirurgia? A tutti le giovani e i giovani che hanno voglia di credere in se stessi e soprattutto di avere una elevata predisposizione per quanto concerne il rapporto umano. Abbiamo bisogno di giovani che non si stancano di vedere il prossimo e di considerarlo come un amico, di considerarlo come un sofferente e non di trovarsi di fronte a un paziente. Questo lo aborriamo. Noi vogliamo che i nostri giovani abbiano il coraggio civile e morale di sottoporsi anche a delle privazioni, come in questo momento succede, perché il bene comune indissolubile di ogni cittadino è la salute. E arrivati a questo punto direi di scoprire veramente nel dettaglio com'è strutturato e organizzato questo dipartimento. Professor Grignani, ce lo vuole spiegare?
Senz'altro, io sono appunto come referente del Dipartimento, ho preparato una presentazione per illustrare tutte le attività del Dipartimento, anche quelle che oggi escono dalla immediata presentazione perché fanno capo alla formazione post laurea, quindi all'alta formazione. Quindi posso cominciare con la presentazione della sede fisica del Dipartimento. Vedete gli edifici che ospitano il Dipartimento di Medicina e Chirurgia, sono edifici molto affascinanti di nuova formazione e che sono molto funzionali e moderni. Questi edifici del Dipartimento fanno parte di una vera e propria cittadella della salute a Perugia. E vedrete che è riprodotta anche a Terni, in cui la componente universitaria che vedete in alto a destra si unisce alla componente dell'ospedale di Perugia a costituire una vera e propria cittadella della salute dove arrivano tutti i giorni tra i 4 e i 5 mila studenti e ci sono anche ovviamente tutti i medici, gli OSS, gli infermieri, oltre che i parenti, i pazienti, per cui c'è un'enorme attività nella cittadella della salute anche di 20 mila persone al giorno, quindi un ambiente estremamente vivace. La stessa cosa, vi dicevo, c'è a Terni, dove vedete a sinistra l'edificio dell'università principale e a destra l'edificio dell'ospedale. Sono edifici adiacenti, quindi anche lì a Terni, dove c'è il corso di laurea di medicina e vedrete che ce lo presenteranno, c'è una vera e propria cittadella della salute. Informazioni sul Dipartimento di Medicina e Chirurgia li trovate nel sito dell'Ateneo, dove c'è tutta l'offerta formativa del Dipartimento di Medicina e Chirurgia e naturalmente nei siti relativi all'orientamento che trovate sempre nel sito web dell'Università di Perugia con l'orientamento, tutte le informazioni, l'orientamento virtuale con i video che in parte abbiamo visto anche oggi. L'offerta formativa del Dipartimento di Medicina e Chirurgia comprende sia corsi di laurea sia, come dicevo, l'alta formazione post laurea. Ci sono 8 corsi di laurea triennali, 4 corsi di laurea magistrali e 2 corsi di laurea a ciclo unico. Oltre a questo, vedete nell'ambito delle scuole di specializzazione ben 32 scuole di specializzazione e 3 scuole di dottorato di ricerca per chi si vuole dedicare prevalentemente alla ricerca. Adesso vi illustro brevemente quali sono queste attività didattiche che insistono nel Dipartimento di Medicina e Chirurgia. I corsi di laurea magistrali e magistrale a ciclo unico. Le magistrali sono quel biennio che viene dopo i corsi di laurea triennale. Vedete, c'è un corso di biotecnologie mediche, veterinarie e forensi, di biotecnologie, quindi ricerca essenzialmente, ma applicata alla professionalità e alla professione. Scienze tecniche dello sport e delle attività motorie preventive ed adattate, cioè come lo sport può contribuire alla salute umana, alla salute della persona. Le scienze infermieristiche ed ostetriche a un livello magistrale e le scienze riabilitative delle professioni sanitarie per la riabilitazione, cosa molto importante al giorno d'oggi. E poi i 2 grandi corsi di laurea, medicina e chirurgia. E odontoiatria e protesi dentaria sono i corsi di laurea di 6 anni a ciclo unico. E questi sono le magistrali, poi le lauree triennali le ho messe un pochino velocemente qui perché oggi costituiranno argomento di un'ulteriore puntata di questa presentazione video e interattiva. Vedete la fisioterapia, l'infermieristica, logopedia, ostetricia, scienze motorie, tecniche di laboratorio biomedico, di radiologia medica e radioterapia e tecniche della prevenzione nei luoghi di lavoro. Quindi lauree triennali e poi ancora le scuole di specializzazione. Le scuole di specializzazione sono un po' un obiettivo primario di chi si iscrive a medicina e chirurgia. E possono essere nell'ambito chirurgico, nell'ambito medico e nell'ambito dei servizi. Vedete, nell'ambito chirurgico abbiamo un'ampia offerta formativa, la chirurgia generale, madre di tutte le chirurgie, la chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, la chirurgia toracica, e poi l'ortopedia e traumatologia, che si considera una specialità chirurgica.
e ancora specialità che sono a cavallo tra la medicina e la chirurgia, come la ginecologia e ostetricia, l'otorinolaringoiatria e l'urologia. In ambito medico ci sono molte scuole di specializzazione, qui vedete alcune che stanno un po' a cavallo tra la medicina e i servizi, la radiodiagnostica e la radioterapia, la medicina d'emergenza e urgenza, poi le malattie infettive tropicali, tanto importanti al giorno d'oggi. E ancora la medicina dello sport e dell'esercizio fisico che ha sede a Terni, la pediatria ovviamente, la dermatologia e venerologia. Qui mi è andato un po' veloce, ecco, e poi le altre specialità mediche, medicina interna, geriatria, malattie dell'apparato cardiovascolare, cardiologia praticamente, gastroenterologia, malattie dell'apparato digerente, ematologia, reumatologia, oncologia, psichiatria, neurologia, endocrinologia, insomma tutto quello che un laureato in medicina può voler fare come specializzazione è presente all'Università di Perugia. Queste scuole di specializzazione si associano alle scuole cosiddette dei servizi in cui c'è un'attenzione particolare all'utilità sociale, l'igiene e la medicina preventiva, molto importante in questa fase anche pandemica, la scienza dell'alimentazione, patologia clinica perché si vuole dedicare al laboratorio, alla diagnostica di laboratorio, la medicina del lavoro, importante sia in termini ospedalieri, sia in termini ambulatoriali e di sorveglianza sanitaria sull'ambiente, microbiologia e virologia, anche qui se qualcuno si vuole dedicare alle malattie infettive e alle malattie emergenti anche sul piano infettivologico, come può essere purtroppo il coronavirus. Poi alcune scuole associate, oftalmologia, anatomia patologica, chirurgia vascolare. Quindi un'offerta formativa molto varia che fa capo al Dipartimento di Medicina e Chirurgia con qualcosa come 400 specializzandi, che si uniscono agli studenti in un ambiente sociale e formativo molto stimolante. Oltre a questo ci sono i laureati che si vogliono dedicare prevalentemente alla ricerca e allora il Dipartimento offre anche i dottorati di ricerca, cioè le scuole di dottorato di ricerca che hanno molti diversi indirizzi riuniti in scuole. Queste sono le tre scuole del Dipartimento: Medicina Clinica e Molecolare, Dottorato in Medicina e Chirurgia Traslazionale e biologia dei sistemi in patologie immunitarie ed infettive. Vedete che ci sono tematiche molto moderne, all'avanguardia, estremamente interessanti anche dal punto di vista della ricerca e la qualità della ricerca nell'ambito del Dipartimento è sempre molto alta a livello nazionale e soprattutto a livello internazionale. Quindi pensiamo che il Dipartimento di Medicina e Chirurgia sia una sede ideale, diciamo, per ospitare gli studenti che vogliano costruirsi una carriera in ambito sanitario. Ci ha fornito dei numeri impressionanti e anche l'offerta è estremamente ricca e variegata veramente di questo dipartimento. Direi a questo punto di iniziare a scoprire il primo corso di laurea. Stiamo parlando di odontoiatria e protesi dentaria. A questo proposito vorrei collegarmi con il professor Lombardo. Professore, mi sente? Benissimo, salve, buongiorno a tutti. Salve professore, ci può spiegare come è organizzato questo corso di laurea? Certo, io lo farò, ma lo farò assieme anche agli studenti perché in odontoiatria gli studenti hanno un ruolo centrale, per cui ci sembrava interessante che a spiegare la vita del corso di laurea in odontoiatria fossero proprio gli studenti. Io vorrei portare fin da subito i saluti del presidente professor Cianetti. E vorrei così iniziare a condurre, sono un po' un traghettatore, condurrò gli studenti che ci guardano a capire un po' come funziona questo corso di laurea. Innanzitutto io parlo, come vedete, potete vedere dietro di me, da una struttura che è un po' il cuore pulsante del corso di laurea in odontoiatria, che è la sede clinica dove gli studenti, insieme ai loro docenti, incontrano i pazienti e fanno molto tirocinio, ma ne parleranno approfonditamente gli studenti. Io voglio dire solo che questa è una delle cliniche, che il corso di laurea utilizza per la formazione dei suoi studenti, perché questa è correlata con l'azienda ospedaliera,
ma poi c'è tutta una serie di altre cliniche che sono dislocate nel territorio. Bene, il corso di laurea in odontoiatria dura 6 anni, alcune nozioni così proprio di base, e ci si laurea appunto dopo aver sostenuto tutti gli esami dopo 6 anni. È una laurea a ciclo unico, quindi non ci sono step intermedi di laurea, proprio perché l'alta professionalità che viene richiesta determina poi anche una formazione articolata. Bene, però io non voglio rubare tempo perché, come dicevo, la centralità di questo corso di laurea è proprio data dagli studenti che hanno il diritto di parlare del loro mondo. Bene, io saluto tutti e passo, diciamo, virtualmente il testimone agli studenti. Arrivederci. Grazie professore. Allora, nel frattempo dovrebbe arrivare a presentare appunto il corso di laurea, eccola qua, la studentessa Francesca Masciotti. Benvenuta Francesca. Grazie, grazie a voi. Buon pomeriggio a tutti. Spiegaci come funziona questo corso di laurea. Assolutamente, con molto piacere. Allora, io sono Francesca Masciotti, come è stato detto, e sono una studentessa al quarto anno di odontoiatria e protesi dentaria. Come anche il professor Lombardo ha anticipatamente detto, il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria è un corso di laurea magistrale a ciclo unico dalla durata di 6 anni. Per quanto riguarda questo corso, possiamo dividerlo in due grandi aspetti. L'aspetto delle lezioni frontali, quindi le classiche lezioni che vengono fatte fino all'anno scorso vis-à-vis studente-professore, da quest'anno, diciamo da più di un anno e mezzo, vengono fatte a didattica a distanza. Ad ogni modo, ci tengo a precisare che le lezioni frontali del nostro corso di laurea sono molto, diciamo, interattive, molto attive. Infatti, lo studente ha modo di partecipare in maniera interattiva con il docente, in quanto il docente tiene molto a diciamo, interpellare durante le spiegazioni lo studente, e questo è molto utile anche in vista dell'esame per entrare, diciamo, nella logica della materia che si sta affrontando. L'altro grande aspetto sono le esercitazioni pratiche. Anche qui, diciamo, parliamo di esercitazioni precliniche e esercitazioni cliniche. Infatti, noi abbiamo un'aula che è l'aula Manichini, nella quale facciamo le esercitazioni precliniche, ovvero quelle che vengono fatti su manichini, dove noi ci possiamo esercitare prima di andare poi in reparto, qui al Centro Odontostomatologico Universitario, ma non solo, perché abbiamo anche altre strutture ausiliari che ci permettono di fare tirocinio. Di queste però ve ne parlerà il mio collega Gianluca. Quindi lascio la parola a Gianluca. Perfetto, grazie mille Francesca. Allora, intanto si dovrebbe accomodare. Eccolo, infatti vedo Gianluca Pancrazzi. Ciao Gianluca. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti i ragazzi che ci seguono, buonasera ai professori. Come diceva Francesca, le nostre esercitazioni si dividono in precliniche e cliniche. Delle esercitazioni precliniche ha ben abbondantemente parlato lei, volevo spendere una parola sul tirocinio clinico che è il vero cuore pulsante del nostro corso di laurea. Infatti, già dal secondo anno veniamo introdotti nel reparto di riferimento e nei reparti, negli ambulatori dislocati nel territorio, tramite un sistema di turnazione con dei tutor del secondo anno. Il concetto che è stato spinto in questi anni e che trova un riscontro poi nella formazione clinica è quello che lo studente del sesto anno fa da tutor allo studente più piccolo, diciamo, che piano piano entra nell'ambito del reparto e impara a step progressivi ad approcciare correttamente un paziente. Come vedete al centro c'è il professor Cianetti, il nostro presidente di corso d'area, direttore sanitario del Centro Odontostomatologico Universitario, dove principalmente si svolgono attività di pedodonzia, quindi odontoiatria pediatrica, odontoiatria conservativa ed endodonzia, e che dal prossimo anno si spera possa essere ampliata l'attività con una scuola di specializzazione, e alla destra e alla sinistra le strutture di Ponte San Giovanni e Marsciano, dove si praticano l'ortognatodonzia e la chirurgia orale e l'implantologia.
Le nostre strutture fortunatamente possono contare sul supporto di tecnologie all'avanguardia, quali per esempio i laser. In particolare abbiamo un laser di altamente specialistico, il laser ad erbio, e strumenti sonici, ultrasonici importantissimi per le fasi chirurgiche, oltre che di sistematiche per la rilevazione, per esempio delle impronte digitali, come per esempio gli scanner 3D. Il tirocinio non è solo questo, perché abbiamo la possibilità di entrare all'interno dei laboratori di ricerca, ed in particolare attualmente gli studenti sono coinvolti attivamente in progetti di ricerca nei laboratori di istologia, microbiologia, patologia oncologica ed ingegneria. Ingegneria per quanto riguarda lo studio dei biomateriali, quindi materiali che andranno posizionati nel paziente e che quindi devono rispettare dei requisiti chiaramente di ricerca. Come diceva il professor Lombardo, la vita universitaria si svolge, è molto attiva, non si svolge soltanto in clinica, ma si svolge anche tra di noi grazie a un'associazione che non è un'associazione che si vota alle elezioni, ma è un'associazione nostra di studenti, è l'AISO. L'AISO ingloba tutti quanti noi studenti praticamente siamo coinvolti in quest'AISO, che oltre ad essere un punto di aggregazione sindacale, che quindi ci permette di confrontarci con i docenti, organizza attività di volontariato, meeting, exchange, eventi di profilassi, corsi e borse di studio. Qui abbiamo alcuni esempi, per esempio aggregazione sindacale con il confronto con le istituzioni. Ad esempio, durante la pandemia abbiamo organizzato una raccolta fondi che è stata poi indirizzata verso i reparti di area medica, chiaramente, che ospitavano pazienti Covid dell'ospedale, e questo ha fatto molto onore al nostro corso di laurea e alla nostra associazione. Vari meeting che speriamo di poter riprendere in presenza il prima possibile. Oltre a questo, noi siamo una comunità molto affiatata, quindi siamo soliti organizzare un meeting di benvenuto alle matricole. Vediamo a destra, per esempio, io, Francesca e altri ragazzi di odontoiatria a una festa di benvenuto nelle matricole, che quest'anno ovviamente non ha potuto essere stata organizzata, e quindi abbiamo organizzato una tombola natalizia dove abbiamo avuto anche il magnifico rettore, che non solo è venuto a portare i saluti, ma ha partecipato attivamente e ha messo in premio anche due premi per la tombola. Quindi è un evento molto per far capire che, oltre a essere studenti, siamo un gruppo veramente unito. Oltre a questo, dicevamo, il nostro corso di laurea con l'AISO organizza eventi di profilassi che fino all'anno scorso erano in presenza e contiamo di rifare in presenza, così come degli eventi exchange. Due studenti, ad esempio di odontoiatria, nell'ultimo anno prima del Covid sono andati in Indonesia a fare uno scambio tramite l'AISO ad altre associazioni, sempre di studenti di odontoiatria, con le facoltà di odontoiatria indonesiane. Quindi hanno frequentato per 20 giorni circa l'ambito universitario dell'Indonesia. Ancora, con i nostri professori organizziamo dei corsi extra, quindi una formazione aggiuntiva al corso di laurea, sia con i nostri professori, come vediamo alla destra, sia con enti, per esempio la Croce Rossa, con la quale organizziamo il corso di rianimazione, ancora corsi di chirurgia, oppure corsi con l'Arma dei Carabinieri, e in particolare con i NAS, quindi con il Nucleo Antisofisticazione e Sanità. Tutto questo per dirvi cosa? Per dirvi che ci sentiamo davvero molto più di un corso di laurea. Passo la parola agli ultimi per un recap molto veloce a Francesca, che concluderà la presentazione. Grazie mille a tutti. Preziosissimo, e veramente ci hai fornito degli interessantissimi spunti su cui riflettere, anche una bella testimonianza. Prego, Francesca. Eccoci di nuovo. Sì, io volevo concludere questa presentazione dicendo che il nostro corso di laurea è un corso fatto di pochi studenti. Dall'anno scorso abbiamo circa 32 studenti per anno, però le classi passate erano composte da 12-13 studenti. Però questo ci permette di dire che non siamo solo matricole, ma siamo veramente tanto altro. Infatti ho voluto riportarvi delle immagini che testimoniano quanto siamo uniti come corso di laurea. Infatti alla vostra sinistra potete vedere noi studenti dal primo al sesto anno che facevamo gli aperitivi dopo le lezioni. Questo per non far sentire nessuno da solo, anche i nuovi arrivati.
mentre l'evento che vedete alla vostra destra è una cena che il nostro presidente del corso di laurea ha organizzato, ovviamente prima del Covid, insieme agli studenti, ai docenti, ma anche a tutto il personale ausiliario del centro odontostomatologico, quali gli infermieri, i tecnici e i segretari. Questo per dirvi che la parola d'ordine che caratterizza la nostra facoltà è la parola insieme. Infatti, secondo me, sbagliamo a dire che l'università sia solamente un luogo di formazione, perché non è vero, perché all'interno dell'università si instaurano amicizie, rapporti, ci si diverte. Infatti ho voluto mettere delle foto in cui ci sono io insieme al mio tutor, come diceva prima Gianluca, che facevamo tirocinio, ma dopo tirocinio abbiamo deciso di andare a cena insieme. Questo per farvi capire che le amicizie che si creano non sono circoscritte soltanto tra le mura universitarie. Inoltre ho voluto riportarvi anche una foto delle riunioni che il nostro presidente del corso di laurea convoca spesso per fare il punto della situazione, per dirci i progetti che ha in mente. Questo, diciamo, fa sì che il nostro corso di laurea sia molto trasparente con noi studenti. Inoltre, due volte l'anno, tre, decidiamo di organizzare dei tornei sportivi nei quali i capitani delle squadre sono proprio i nostri docenti, quindi ci divertiamo anche così. Per questo motivo il nostro corso di laurea è stato definito, non da noi ma dalla stampa, un corso da 110 e lode. In queste immagini che vedete riportate c'è un convegno che il nostro presidente ha convocato ormai 2 anni fa, nella quale viene messa in evidenza l'importanza di creare una unione con le altre, diciamo, discipline di ricerca, quali la microbiologia, l'ingegneria, questo per avere un approccio multidisciplinare con l'odontoiatria e avere anche più opportunità, non solo legate al lavoro, ma anche legate alla sanità e al territorio. Quindi, che dire, io spero di essere stata esaustiva insieme a Gianluca e di avervi parlato quanto più possibile del nostro corso. Ora però, per entrare all'interno di questa facoltà, così come a medicina, è necessario il superamento del test, il fatidico test, oserei dire, nel quale lo studente dovrà rispondere a 60 domande in 100 minuti. Queste domande constano della cultura generale, la logica, la biologia, chimica, fisica e matematica. Lo studente che riuscirà ad ottenere un punteggio migliore sicuramente avrà delle speranze molto più grandi per entrare all'interno di questa facoltà. Quindi, che dire, noi vi aspettiamo, però visto che vi abbiamo parlato di questa attività di tirocinio, vorrei chiedere alla regia se può metterci in onda con l'aula Manichini. Eccoci. Buonasera a tutti. Mi presento, sono Samuele, uno studente del secondo anno e mi trovo in aula Manichini. Quest'aula ha lo scopo di consentirci di fare un tirocinio preclinico, quindi un'attività che preceda l'attività clinica al riunito. In particolar modo io stavo affrontando un tirocinio di protesi. La protesi è quella branca dell'odontoiatria che porterà la sostituzione dell'elemento dentale compromesso con un manufatto protesico di varie tipologie e materiali. In particolar modo stavo preparando, insieme a Riccardo, un mio compagno di classe o di corso, è meglio, stavo preparando un'impronta in putti e light. Ciao a tutti, io sono Riccardo e ho ultimato la procedura. E questo è il risultato di un'impronta in silicone con la tecnica sandwich. Questo permetterà poi di creare un modello in gesso che replicherà la situazione dell'arcata dentaria. Proseguendo, troviamo Paolo e Laura che stanno affrontando un tirocinio di conservativo. Ciao a tutti ragazzi, buon pomeriggio professori. Io sono Paolo Betti, uno studente del terzo anno del corso di odontoiatria.
Oggi stiamo, come ha detto Samuele, simulando un tirocinio di odontoiatria conservativa, quella branca dell'odontoiatria appunto che si occupa della ricostruzione diretta dell'elemento dentario danneggiato in poltrona, cercando quindi di conservarne la vitalità e di riprenderne la forma. In questo momento io sto simulando la rimozione del tessuto dentario demineralizzato, quindi del tessuto cariato, attuando una cavità occlusale nella faccia occlusale di questo primo molare, attuando una cavità di prima classe. Perfetto, grazie Paoli. Invece Laura, ciao Laura. Ciao a tutti, buonasera. Io sono Laura appunto e sono iscritta al quarto anno e sto simulando la ricostruzione di un elemento dentale che è la fase successiva a quella appunto che vi ha appena mostrato Paolo al mio fianco. E questa è una fase appunto che permette di ricostruire l'elemento riprendendone appunto la forma, come diceva Paolo appunto, e che permette quindi di ristabilire l'occlusione e la corretta masticazione del paziente. Benissimo, grazie ragazzi. Proseguendo troviamo il tirocinio di chirurgia orale che oggi ci mostrerà Luca. Buonasera. Ciao Luca. Buonasera ragazzi, mi sto occupando del tirocinio di chirurgia orale che viene svolta in condizioni normali nel reparto in ospedale, all'ospedale Silvestrini. In questo caso abbiamo fatto, un lembo con bisturi che verrà da me suturato in questo modo. Bellissimo, grazie Luca. Grazie ragazzi. Ed infine troviamo Giampiero che sta effettuando un tirocinio di ortodonzia. Buonasera a tutti, sto, come ha detto Samuele, facendo una simulazione di un tirocinio di ortodonzia e poi normalmente si fa nella sede di Ponte San Giovanni, nell'ASL. Diciamo che l'ortodonzia può essere descritta in termini semplici come l'allineamento dei denti, ma non si occupa solo di questo in quanto anche si occupa dell'occlusione e dei corretti rapporti tra mascellari. Nel particolare sto analizzando le radiografie del paziente per disegnare quello che è un piano di trattamento su misura proprio per il paziente. Benissimo, grazie Giampiero. Queste sono solo alcune delle attività che svolgiamo in aula manichini e nel tirocinio collettivo. Quindi non vi rimane altro che venire a frequentare il corso di odontoiatria. Vi aspettiamo! E dopo questa panoramica sulle attività esaustive che si possono svolgere all'interno dell'aula manichini, direi però di ascoltare una testimonianza di un neodottorato di questo corso di laurea. Il video selfie del dottor Filippo Vena, se non erro. Buongiorno a tutti, io sono Filippo Vena e sono dottore in odontoiatria e protesi dentaria. Mi sono laureato all'Università degli Studi di Perugia a luglio del 2020 e attualmente sono specializzando in ortognatodonzia presso l'Università degli Studi, l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e presso il Policlinico Agostino Gemelli. E svolgo la mia attività lavorativa a Terni, nello studio dentistico Dental W che vedete qui alle mie spalle, e allo stesso tempo lavoro anche in degli studi di Roma, dove contemporaneamente seguo degli ortodontisti esperti e lavoro contemporaneamente. Volevo fare questo video per sponsorizzare e per allo stesso tempo consigliare tutti gli studenti che sono alle prese con l'iscrizione all'università. Se siete interessati ad odontoiatria vi consiglio il corso di laurea di Perugia perché è un modello, un biglietto da visita e allo stesso tempo un certificato d'eccellenza ad oggi riconosciuto in tutta Italia. Per quale motivo vi dico questo? Perché si basa su tre aspetti fondamentali della formazione che sono la teoria, la pratica e l'aspetto scientifico e sociale. È stata un'esperienza formativa incredibile durante 6 anni, mi ha permesso di conoscere non solo tantissime persone, non solo
di conoscere tantissime nozioni teoriche, ma allo stesso tempo di approcciarmi alla pratica fin dal secondo anno, quindi mi ha consentito di acquisire gradualmente quella sicurezza che è fondamentale poi per entrare nel mondo del lavoro. Il primo anno del post laurea è un periodo comunque difficile in cui si cambia vita e si entra nel mondo del lavoro, e per me la formazione pratica che ho ricevuto a Perugia è stata sufficiente comunque per entrarne con sicurezza. L'aspetto scientifico è fondamentale perché pubblicare degli articoli scientifici consente di avere dei biglietti da visita presentabili di fronte ad altri professori, ma anche di fronte a degli esperti clinici. Quindi è un biglietto da visita che può essere presentato per distinguersi e allo stesso tempo per sottolineare gli aspetti di pertinenza scientifica e di interesse scientifico di un professionista. Quindi io consiglio per questi tre motivi il corso di laurea di Perugia, diretto dal professor Stefano Cianetti e da tutto il suo gruppo di lavoro, formato da altri colleghi e professori, che saluto con l'occasione tutti quanti, e lo consiglio moltissimo perché c'è una grande attenzione alla formazione dello studente, cosa che molto spesso in molte università non c'è. Grazie e buona giornata. Beh, noi ringraziamo il professor Lombardo, la studentessa Francesca Masciotti e Gianluca Pancrazzi per questa presentazione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria. Chissà quanto gli studenti e le studentesse collegate avranno trattenuto di questa presentazione. Lo scopriremo tra pochissimo, noi torneremo tra poco in collegamento con i professori, ma prima direi di dare il via al nostro instant poll, ovvero il quiz a risposta multipla. Come funziona? Tanto per iniziare occorre inserire il vostro nome in questo campo e accettare i termini di utilizzo nel campo del testo presente sotto al live. Dopodiché, per l'instant poll non dovete scrivere la risposta all'interno della chat, ma cliccare sul pulsante Vote, che apparirà sotto la chat nel momento in cui parte il countdown del quiz. A partire da quando io vi farò le domande, avrete 10 secondi per rispondere a questo quesito a risposta multipla. Ok? Allora, se siete pronti, io direi, professore, di iniziare subito. Assolutamente. La prima domanda per quanto riguarda l'instant poll di odontoiatria e protesi dentaria era la seguente: quanti anni dura il corso di studi in odontoiatria e protesi dentaria? Risposta A, 5 anni. Risposta B, 3 anni più 2 anni. Risposta C, 6 anni più eventuale specialistica della durata di 3 anni. Oppure risposta D, 4 anni più 2 anni. Siete pronti? 10 secondi a partire da ora. Il professore e anche gli studenti l'hanno spiegato, l'hanno sottolineato molto. Chissà se saranno stati attenti. Sì, nei video l'informazione veniva data, però vediamo, Lo insomma, se. scopriremo. Lo scopriremo tra poco, nel frattempo io direi di andare con la seconda domanda, che è la seguente: quale tra queste non è una disciplina odontoiatrica? Risposta A, ortodonzia. Risposta B, protesi. Risposta C, odontoiatria pediatrica. Risposta D, storia della magia. Siete pronti? 10 secondi a partire da ora. Sono un po' tradita sull'ultima, professore, mi è venuto un po' da Ma ridere, questo è difficile, conoscendo le capacità dei nostri odontoiatri, non si sa qual è quella giusta. eh? Allora, noi scopriremo quali sono i risultati in termini di percentuali di risposta degli studenti e delle studentesse collegati tra pochissimo. Nel frattempo mi ricollegherei da remoto con i professori e gli studenti di odontoiatria e protesi dentaria per qualche FAQ. Francesca. Allora, Eccoci. se sei pronta, io ti farei subito alcune domande che molto spesso vengono poste quando si parla appunto di questo corso di laurea. E la prima è proprio molto terra terra, cioè quali sono le opportunità lavorative che offre questo corso di laurea? Ok, allora, per quanto riguarda il corso di laurea in odontoiatria, lo studente, dopo essersi laureato, che quindi sarà un odontoiato a tutti gli effetti, il 90% delle volte inizia a lavorare presso uno studio dentistico privato. Però questa appunto non è la sola opportunità che l'odontoiatra ha, ma può benissimo entrare, fare una specializzazione e quindi poi iniziare un lavoro presso le aziende ospedaliere,
presso le ASL, oppure può comunque immergersi in quello che è il campo della ricerca, che oggigiorno è il nostro punto di forza. E veniamo adesso a una seconda domanda che molto spesso viene posta, cioè come prosegue la formazione dopo invece la laurea? Allora, ecco, c'è stato uno switch, vai, come prosegue? Per par condicio abbiamo fatto una domanda e una domanda, chiaramente. Giustissimo. Allora, dopo la formazione, dopo la laurea, la formazione può continuare. In particolare, il laureato in odontoiatria può accedere alle specialistiche, le specialistiche di 3 anni. Attualmente abbiamo nel territorio italiano odontoiatria pediatrica, o anche detta periodonzia, ortognatodonzia e chirurgia orale. Già nella sede di Perugia troverà spazio una specializzazione di odontoiatria pediatrica. Questo ci permetterà, per tutti quelli di noi che vorranno continuare il nostro percorso formativo all'interno di questo magnifico dipartimento, di poterlo fare. Inoltre possono, il laureato in odontoiatria può accedere a dei master specifici per le varie discipline di odontoiatria. Sentiamo prima la protesi, ma anche la parodontologia, l'implantologia, eccetera. O in alternativa può accedere a dottorati di ricerca, quindi o corsi di perfezionamento o specialistiche o dottorati di ricerca. Perfetto, grazie mille. Professor Grignani, ritorno velocemente da lei perché nel frattempo dalla regia sono arrivati i risultati di questo nostro instant poll. Allora, li andrei subito a vedere. Sulla prima domanda, quanti anni dura il corso di studi in odontoiatria e protesi dentaria? Professore, c'è stata una risposta plebiscitaria. Il 90% ha risposto correttamente. Evidentemente sono stati molto attenti. Ci fa piacere, vuol dire che il video ha spiegato molto bene. E è evidente che ci vogliono 6 anni per formare un odontoiatra. E poi c'è la possibilità anche di specializzarsi. E per quanto riguarda la domanda successiva, hanno fatto veramente l'amplein, complimenti agli studenti, era anche una domanda un po' semplice, professore, la domanda quale tra queste non è una disciplina odontoiatrica, il 100% ha risposto storia della magia. In realtà o la storia della magia uno la sa o non la sa, non c'è modo di studiarla e quindi è evidente che la risposta giusta era la D, per forza. Certo. Allora, arrivati a questo punto, io saluto tutti coloro che sono intervenuti nel collegamento con il corso di laurea di odontoiatria e protesi dentaria. Grazie, professor Lombardo. Grazie, solo un saluto di commiato e vorrei dire che l'ultimo apostrofo alla ricerca. Nella ricerca noi speriamo di individuare i giovani migliori che saranno la classe di docente di domani. Ecco, una classe docente che spero faccia parlare sempre i propri studenti, perché questo è il nostro DNA. Arrivederci. Grazie professore, vi segnalo che chiaramente al termine di questa presentazione, alla presentazione di ogni corso di laurea, viene attivata una chat privata in cui con i docenti, il cui link è reperibile direttamente nella chat pubblica del live, e qui sarà possibile per voi accedere e fare tutte le domande del caso per chiarire dubbi e perplessità in merito al corso di laurea che è stato appena presentato. Ma arrivati a questo punto direi di procedere oltre, professor Grignani, e di andare a vedere il corso di laurea in medicina e chirurgia. Benissimo, grazie. Allora vi farò una presentazione anch'io sul corso dell'area di medicina e chirurgia, partendo proprio di nuovo, se la presentazione parte, ma non parte, ecco, no. Aspetto che... Intanto sì, dalla regia c'è... Eccolo qua. Allora, questo di nuovo è l'ambiente fisico nel quale si svolgono i corsi di medicina e chirurgia. Vedete l'ellisse, la torre ellittica, ma vedete anche gli edifici dei laboratori che fanno parte del complesso e le aule che sono nascoste in mezzo a tutti questi edifici. La medicina e chirurgia inizia con l'esame d'ammissione. Questo lo dobbiamo dire, che è un inizio di un sogno per molti,
Vedete, è un esame che viene sostenuto da tantissime persone, quindi c'è un'aula molto grande nella quale si svolge questo esame contemporaneamente in tutta Italia. Questa è l'aula di Bastia dove si svolgono le ammissioni per il corso di laurea di medicina di Perugia. È un esame impegnativo, ma è un esame al quale bisogna avvicinarsi con fiducia perché se si resta tranquilli, se si è preparato l'esame, ci sono buone probabilità di entrare. E vediamo qualche numero. L'anno scorso i partecipanti sono stati circa 65-66.000 con 13.000 posti, quindi facendo i conti la probabilità di successo è 1 su 5, il che è una ottima selezione, ma bisogna anche considerare che molti studenti si presentano così un po' a provare. Quindi se uno si prepara veramente, ci sono buone probabilità, di successo. L'esame è unico, con odontoiatria, quindi ci sono compresi in aggiunta a questi posti altri 1200 posti di odontoiatria, che come abbiamo sentito è un corso un po' più piccolo dal punto di vista dei numeri. A Perugia vengono ammessi al primo anno 320 studenti, quindi è un corso piuttosto grande, si è ampliato negli ultimi tempi. L'esame d'ammissione sarà il 3 di settembre per l'esame dei corsi in italiano in tutta Italia. E per i corsi in inglese sarà il 9 settembre, a Perugia però il corso di inglese non l'abbiamo ancora istituito, anche se qualche progetto in proposito c'è. Vedete come si articola l'esame di ammissione, è importante sottolineare che non c'è solo bisogno di studiare particolari materie. Vedete, molte domande sono di cultura generale o di ragionamento logico, il che vuol dire che leggendo attentamente le domande e ragionando e pensando si può riuscire a dare una risposta corretta. Poi ovviamente c'è la biologia che la fa da padrona, la chimica, la fisica e la matematica un po' meno, perché appunto si sta entrando in un corso biologico con un sistema di punteggi che premia la risposta esatta e penalizza la risposta sbagliata, quindi non bisogna tentare la risposta che non si conosce. Vedete che la medicina a Perugia ha una tradizione antica, quest'anno abbiamo festeggiato il 700° anniversario dalla bolla papale che ha attribuito all'Università di Perugia la possibilità di insegnare la medicina, la vedete lì sulla destra. Le altre due figure rappresentano delle tavole che si trovano nella biblioteca antica, nel fondo antico della biblioteca dell'università, e mostrano come la medicina, sono tavole tratte da attività di Vesalio, quindi mostrano come l'attività della medicina a Perugia fosse presente già intensamente dal XV secolo, quindi sono dal XV-XVI secolo, quindi una tradizione antica che però ha avuto l'evoluzione verso la modernità e qui vedete la modernità degli edifici di recente costruzione di Perugia e la cittadella sanitaria come la vedevamo prima con edifici moderni e efficienti dal punto di vista sanitario. Stessa cosa a Terni, questi sono gli edifici universitari di Terni, anche questi di recente costruzione, quindi la sede di Perugia e la sede di Terni insieme costituiscono il corso di laurea di medicina dell'Università di Perugia. E questa tendenza a decentrare una parte dell'attività didattica è comune in tutta Italia, non è presente solo in Umbria. Vedete qui una serie di altri esempi di corsi di laurea di medicina e chirurgia che sono dislocati in un'altra città. Questo perché è necessario mantenere le dimensioni del corso di studio a dimensioni abbastanza limitate per poter effettuare una didattica efficiente. Questo è molto importante e è importante anche l'impostazione del corso. Adesso vi illustro brevemente qual è l'impostazione generale, poi vediamo nei dettagli come si svolge l'attività del corso di laurea. L'impostazione generale è quella della formazione di un medico di primo livello, non è un medico specialista quello che esce dal corso di laurea di medicina. Ci saranno le specializzazioni dopo. Il corso di primo livello che comprende una parte significativa in cui la medicina viene vista come attenzione all'uomo,
come ha detto anche il nostro direttore nel saluto iniziale. La promozione della salute, la globalità del soma e psiche, una visione multidisciplinare della medicina. Questo non vuol dire che non ci sia attenzione, soprattutto nelle discipline di base, agli avanzamenti scientifici, alle nuove scoperte, le nuove esigenze anche di salute che possono entrare nella popolazione. E nelle discipline cliniche alle nuove tecnologie. Qui vediamo la tecnologia robotica che è presente nei nostri ospedali, nei reparti universitari, e vediamo alcune tecnologie di ecografie di cardiologia interventistica. Quindi è vero l'uomo e nel suo complesso, ma anche la tecnologia e le discipline più avanzate. E tutto questo in aule moderne. Queste sono le aule del corso di laurea di Terni, complessivamente in queste aule si studia per 6 anni, 6 anni con 36 corsi integrati, 36 esami complessivi, all'interno dei quali ci sono diversi moduli. E per normativa europea bisogna acquisire 360 crediti, di questi 60 sono fatti di tirocinio, perché bisogna acquisire le capacità oltre che le conoscenze. Nel primo triennio ci sono le discipline di base, la biologia, la chimica, la fisica, e inizia la fisiologia, ma già al terzo anno inizia la formazione medica con l'ingresso delle discipline cliniche. Nel secondo triennio si entra pienamente nelle discipline cliniche e farmacologiche, e ci sono tutti i tirocini nei reparti che insegnano a fare il medico oltre le conoscenze di base che sono necessarie. E tutto questo, vi dicevo, nelle aule che hanno anche un certo fascino architettonico, come vedete da queste immagini, per cui sono aule che il più presto possibile cercheremo di ripopolare al massimo, e dove gli studenti sono di casa, e molto spesso, anzi qualche volta, studenti di altre facoltà vengono a medicina a studiare perché si sta bene a studiare negli ambienti di medicina. Alcuni servizi sono offerti agli studenti, e ne vedremo poi con un collegamento specifico dei dettagli. Per esempio il centro di simulazione medica avanzata, dove gli studenti possono fare pratica con vantaggio per sé e senza responsabilità, diciamo, problematiche nei confronti dei pazienti. Vedremo appunto una documentazione su questo. Il tirocinio è un centro fondamentale dell'attività del corso di laurea, e si appoggia anche molto all'ospedale, per cui oltre ai docenti universitari noi, diciamo, ci avvantaggiamo della presenza anche degli esperti ospedalieri, quindi utilizziamo tutti i reparti dell'ospedale dove ci sono competenze per formare i nostri studenti. E infine si arriva ad una laurea che, in virtù proprio di tutti questi tirocini, è una laurea abilitante, cioè nel momento in cui ci si laurea si è anche abilitati a iscriversi all'Ordine dei Medici e a esercitare la professione. Quindi la laurea consente immediatamente di iniziare a esercitare la professione medica. Questo in virtù dei tirocini. Questa è la sede di Perugia nella quale si svolgono le lauree. Nei prossimi giorni svolgeremo una seduta di laurea di aprile in presenza, perché pur in sicurezza, contingentando le presenze, vogliamo sempre mantenere la cerimonia della laurea come un momento importante di passaggio, proprio perché la laurea sancisce il fatto che quello che era uno studente diventa un medico abilitato a esercitare la professione a tutti gli effetti. Durante questo percorso gli studenti non sono mai da soli, sono assistiti da una serie di commissioni, qui le vedete con dei codici colore, quelle in rosa e in verde comprendono gli studenti al loro interno, quindi vuol dire che esistono dei momenti di discussione nei quali gli studenti possono far sentire la propria voce,
collegarsi anche con la medicina territoriale, in particolare con i medici di medicina generale che fanno parte di almeno due di queste commissioni, in modo tale che ci sia subito una connessione con la medicina del territorio, che è tanto importante soprattutto in quest'ultimo periodo. Ci sono all'interno del corso alcuni programmi particolari. Un programma è quello della ricerca, il cosiddetto percorso d'eccellenza. Alcuni studenti che possono fare medicina, magari perché sono interessati all'aspetto dello sviluppo di ricerca all'interno della medicina. E ci sono programmi specifici proprio anche per questi studenti, se vogliono unirsi ai gruppi di ricerca del dipartimento e cominciare fin da subito a collaborare con i gruppi di ricerca. Ci sono dei programmi di tutorato, gli studenti possono fare da tutor nei confronti di altri studenti e c'è una selezione molto trasparente attraverso un bando, per cui gli studenti migliori che hanno voglia di aiutare gli altri si possono qualificare come tutori. E questo con un numero significativo di studenti. Abbiamo ogni anno una trentina di studenti che diventano tutori e che fanno da aiuto agli altri. E poi ci sono i docenti nominati dal corso di laurea che si occupano proprio dell'aiuto agli studenti che eventualmente possono andare in difficoltà nel corso dei 6 anni, in maniera tale che tutti quelli che entrano poi possano essere portati alla laurea in tempi fisiologici. Questo tutoraggio si avvale anche del contatto specifico con il segretariato italiano degli studenti di medicina, che ha una convenzione specifica con il corso di studio di medicina e chirurgia e che organizza anche tirocini a livello internazionale. Tirocini internazionali all'estero che possono essere svolti anche tipicamente con il programma Erasmus. Il programma Erasmus è, se vogliamo, un vanto del corso di laurea di medicina e chirurgia di Perugia, perché fino al 20% dei laureati di Perugia hanno fatto un'esperienza in Europa. Questo è una possibilità che non c'è in tutta Italia, è una cosa che è molto importante a Perugia, viene valutata molto bene dai docenti e che offre allo studente che venga a Perugia una possibilità in più, perché veramente chi torna da un'esperienza internazionale ha una marcia in più anche in termini di capacità di adattamento, di spendibilità delle proprie competenze, non soltanto tecniche, ma anche quelle che sono le competenze cosiddette trasversali, cioè la capacità di interazione con il paziente e con gli altri componenti delle professioni sanitarie. Vedete qua una serie di sedi con cui siamo consorziati, c'è Parigi, c'è Madrid, c'è Vienna. C'è Praga, c'è Valencia, ma anche sedi per tirocinio internazionale come un'università giapponese, la Mie University, università argentine, università in Perù, e ancora in Sud America altre università. Quindi opportunità internazionali. Il tutto in qualche modo supervisionato e uniformato rispetto al resto d'Italia dalla conferenza permanente dei presidenti di medicina e chirurgia, di cui fa parte anche l'Università di Perugia. Dopo la laurea, che cosa si fa una volta che uno è arrivato alla laurea? C'è la possibilità anche di esercitare la professione subito. Questo non tutti lo sanno, ma non è subito indispensabile diventare specialisti. Si può fare guardia medica, si può fare guardia turistica, si possono fare sostituzione dei medici di medicina generale, si può fare il medico di medicina, del 118, medico dei penitenziari, attività di consulenze per assicurazioni, istituti termali, eccetera, medico per eventi sportivi, una manifestazione sportiva ha sempre bisogno di un medico e si può fare anche da neolaureati. E diverse altre possibilità che vedete qua elencate. Quindi, se uno non riesce a entrare subito in scuola di specializzazione, comunque con la laurea abilitante è in grado subito di lavorare. Ma ovviamente poi c'è l'ambizione di entrare nelle scuole di specializzazione. Abbiamo visto prima come il Dipartimento di Medicina e Chirurgia di Perugia offra un'ampia gamma di scuole di specializzazione, ben 32 scuole di specializzazione differenti.
Si entra in scuola di specializzazione di nuovo per concorso e questo è un concorso di nuovo impegnativo, ma nel quale i laureati in medicina e chirurgia di Perugia hanno un'ottima possibilità di successo. Abbiamo fatto dei sondaggi, abbiamo visto che la percentuale di laureati di medicina e chirurgia di Perugia che entrano in scuola di specializzazione nelle loro prime scelte è molto alta. E sentiremo anche una testimonianza di uno studente laureato a Perugia che è entrato in scuola di specializzazione. Io direi, professore, a questo punto di collegarci con il centro di simulazione dalla professoressa Cinzia Antonielli. Professoressa, è collegata? Sì, buonasera. Sono qui al centro di simulazione medica avanzata e in particolare mi trovo presso l'aula di simulazione, quella che è un po' rappresenta, come dire, il cuore del centro, perché qui si svolgono tutte le principali attività pratiche di simulazione. Il centro di simulazione è operativo dal 2013 e in questo centro si colloca praticamente nella stessa struttura dove quotidianamente gli studenti di medicina frequentano le lezioni e dove organizzano i loro gruppi di studio. Ora, questo centro è un centro molto importante per il corso di laurea in medicina, un punto di forza, perché qui gli studenti hanno la grande opportunità di ampliare, di arricchire il loro percorso formativo. E questo grazie all'introduzione di una nuova metodologia didattica che, diciamo, utilizzando dei simulatori medici ad alta fedeltà, ovvero dei manichini che riproducono in scala 1 a 1 il paziente, riescono a simulare in uno scenario più verosimile possibile, quindi più verosimile a quella che sarà poi l'esperienza del medico, una serie di situazioni cliniche, patologiche e terapeutiche che vanno dalla cardiologia alla traumatologia, alla neonatologia, tanto per, diciamo, nominarne soltanto alcune, fino alla odontoiatria. Inoltre, in questo centro è possibile simulare degli scenari che, nonostante siano accidentali, possono mettere in serio pericolo di vita sia il paziente, ma anche gli operatori sanitari che in quel momento lo stanno assistendo. Mi riferisco in particolare all'incendio in pronto soccorso. E quindi questo centro rappresenta un po' una palestra per lo studente di medicina, che fin dai primi anni, ma ancora meglio successivamente nel percorso di specializzazione post laurea, ha modo di poter affrontare una serie di situazioni che poi rappresenteranno quelle della sua futura professione. E questo anche in condizioni di emergenza. Molti studenti che hanno frequentato questo centro riportano un beneficio sia teorico che pratico per poter poi affrontare con maggiore serenità e maggiore efficienza il successivo tirocinio clinico. E quindi diciamo che questo centro non permette soltanto di acquisire delle conoscenze pratiche tecniche, ma anche comunicative, per esempio con il paziente stesso o con gli altri operatori sanitari che si trovano nel team di lavoro. Inoltre consente agli studenti di poter affrontare e acquisire delle capacità decisionali per mettere in pratica poi quelli che sono gli eventi medici e clinici che si troverà ad affrontare. Quindi è un po' proprio messo sul campo. E questo è reso possibile, come vi dicevo prima, grazie a questi simulatori, ovvero dei manichini a misura d'uomo che hanno un respiro, che potete osservare alle mie spalle, che possono rispondere in diciamo tempo reale al medico, sui quali è possibile eseguire il monitoraggio dei parametri clinici, ma eseguire anche delle operazioni più specifiche come la defibrillazione e la rianimazione polmonare. E questo è possibile grazie alla sala regia che ospita un istruttore esperto, il quale può osservare tutto ciò che si verifica nella sala di simulazione, ma soprattutto può guidare la simulazione e quindi far evolvere il caso clinico, anche rendendolo più o meno complesso in risposta alla, diciamo, a quello che è l'atteggiamento e le misure del discente.
E naturalmente una volta che l'istruttore è stato in grado di poter variare lo scenario clinico del manichino e quindi sul quale può agire chiaramente attraverso un sistema computerizzato, lo studente può passare in una sala plenaria per poter discutere insieme al docente formato, all'istruttore, ciò che è stato quello che è stato il suo intervento. E quindi, visto che questo intervento viene in diretta videoregistrato, ha la possibilità di fermare questo video e quindi poter discutere quelli che sono stati i potenziali errori e quindi poter comprendere insieme all'istruttore quello che è il piano, diciamo, assistenziale ottimale. E quindi questo centro offre il grande vantaggio allo studente di poter non commettere errori così importanti da mettere in difficoltà e a rischio la salute del paziente, ma a tutti gli effetti qui abbiamo il grande vantaggio di poter sbagliare, soprattutto di poter correggersi e quindi non compromettere la vita del paziente. Quindi io non aggiungo nient'altro, ma vi consiglio di visitare il sito del Centro di Simulazione Medica Avanzata, dove potrete trovare maggiori dettagli. E mi piaceva salutarvi con questa massima che rappresenta un po' una sintesi del significato del centro, ovvero che l'intelligenza non è non commettere errori, ma scoprire subito il modo di trarne profitto. Quindi spero vivamente di vedervi numerosi presso il nostro corso di studi e in attesa di accogliervi quanto prima presso il Centro di Simulazione Medica Avanzata, vi rinnovo i miei saluti e restituisco la linea allo studio. Grazie. Grazie professoressa Antonielli, è molto preziosa come presentazione. A questo punto proverei a collegarmi direttamente con la sede di Terni. Professor Pucci, mi sente? La sento benissimo, buon pomeriggio a tutti. Io mi chiamo Giacomo Pucci, sono ricercatore e docente in medicina interna presso la sede di Terni. Vi parlo oggi pomeriggio dal centro ipertensione arteriosa, che è un centro di eccellenza accreditato dalla Società Europea dell'Ipertensione Arteriosa, dove svolgiamo attività assistenziale e anche di ricerca clinica nel campo dell'ipertensione arteriosa. Il mio compito, nei miei pochi minuti assegnatimi, è quello di guidarvi un pochino di più alla conoscenza della sede di Terni del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia. La sede di Terni sorge presso la collina di Colle Obito, una area verde a misura d'uomo, che si trova in realtà molto vicina al centro di Terni, distante non più di 5 minuti a piedi, ma soprattutto in prossimità, nelle immediatezze dell'azienda ospedaliera universitaria di Terni, che rappresenta il secondo ospedale più grande di tutta l'Umbria ed ha un bacino d'utenza di oltre 300.000 individui, distribuiti ovviamente tra la provincia di Terni, ma anche tra le province di Viterbo e di Rieti. La nuova sede, parliamo di nuova sede del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, è stata inaugurata nel 2012 e offre allo studente aule di lezione, aule di studio, uffici di segreteria studenti e segreteria didattica, un'aula multimediale dalla quale è possibile collegarsi in diretta anche, ad esempio, con le sale operatorie, quindi seguire in diretta interventi chirurgici che vengono realizzati presso l'azienda ospedaliera universitaria di Terni, aule informatiche, laboratori di ricerca e laboratori didattici. Il corso di laurea in medicina e chirurgia presso la sede di Terni nasce nel 1974 e si completa nel 1998. Da allora tutti gli insegnamenti dei 6 anni sono erogati presso tale sede. Pertanto la sede di Terni condivide con la sede di Perugia lo stesso corpo docente, ovviamente lo stesso numero di docenti, nonché i programmi di studio. Ed avere un ugual numero di docenti ed un numero più inferiore rispetto alla sede di Perugia fa sì che chiaramente a Terni vi sia un rapporto studenti-docenti molto favorevole per lo studente,
un rapporto che favorisce enormemente l'interazione tra queste due componenti. E questo rappresenta un valore aggiunto, senz'altro. A Terni gli studenti hanno la possibilità di interagire in maniera molto facilitata e molto efficace con i docenti, sia nel triennio preclinico ma anche nel triennio clinico. Non solo, ma anche hanno a disposizione la possibilità di svolgere il tirocinio formativo e professionalizzante all'interno delle strutture universitarie ed ospedaliere dell'azienda ospedaliera di Terni, ed hanno a disposizione un corposo elenco di tutor che coprono tutti i reparti presenti all'interno dell'ospedale. Inoltre, nell'ospedale si svolge e si completa anche il percorso, fa parte della rete formativa delle specializzazioni che hanno sede a Perugia. Occorre infine ricordare che gli studenti di medicina hanno anche la possibilità di accedere alla mensa ospedaliera. Quindi, in definitiva, la sede di Terni si caratterizza per la modernità delle sue strutture, per un'organizzazione generale e logistica a misura di studente, che ne favorisce senz'altro la formazione, la maturazione intellettuale ed umana. Ed anche per questo motivo spesso la sede di Terni viene scelta come sede per la frequenza non soltanto di studenti nazionali, ma anche di studenti stranieri che svolgono il programma, il progetto Erasmus presso tale sede. E con questo concludo e vi ringrazio per l'attenzione e vi restituisco la linea. Grazie professore, grazie professor Pucci. Arrivati a questo punto direi di lanciare una testimonianza ulteriore di un ex studente di questo corso di laurea. State per vedere il video selfie di Giovanni Mattinoni. Ciao, io sono Giovanni, sono un medico specializzando in chirurgia toracica dell'Università degli Studi di Milano, ma mi sono laureato all'Università di Perugia a medicina. Ed è il corso di cui vi vorrei parlare, perché il corso di medicina a Perugia è un corso a cui sono molto legato e affezionato, perché mi ha permesso di formarmi e di raggiungere i traguardi che sono riuscito a raggiungere nel tempo. È un'università di ottimo livello e lo dico perché riesce ad erogare una grande didattica, robusta, oltre che molto ampia, e lo fa con un corpo docente di alto livello, oltre che in realtà delle attività professionalizzanti in una struttura sanitaria di altrettanto alto livello, che è il nostro ospedale. L'Università di Perugia offre tantissimi servizi e vi continuerà a stupire fino alla fine. Peraltro offre anche delle opportunità importanti in termini di esperienze internazionali, come ad esempio periodi di tirocinio o di studio all'estero, sia in Europa che fuori dall'Europa. La nostra università non ha nulla da invidiare a nessuno e questo lo dimostrano anche i risultati che ottengono, che raggiungono gli studenti laureati a Perugia, quindi anche in sede concorsuale, raggiungendo quelle che sono delle sedi molto ambite con ottimi risultati. Quindi io direi in conclusione che il nostro corso, quello di Perugia, è un ottimo corso. Io lo consiglio e spero che se prendiate la scelta di iscrivervi lì, viviate appieno questa esperienza che va assolutamente fatta con tanta passione quanta convinzione. E siamo ritornati in studio, chissà quanto avrete trattenuto dalla spiegazione che questa volta il professor Grignani avrà fatto di questo corso di laurea in medicina e chirurgia. Lo scopriremo tra pochissimo perché è arrivato il momento dell'instant poll, ovvero il quiz a risposta multipla. Non sto a rispiegarvi come funziona, vado direttamente a leggervi le domande. La prima è: quale modalità di ammissione è ammessa e richiesta a medicina e chirurgia? A. Test di ammissione nazionale uguale per medicina e per odontoiatria. Oppure B. Test di ammissione nazionale solo per medicina e chirurgia. Oppure C. Test di ammissione gestito da ciascuna università. Oppure D. Miglior punteggio nel tiro al bersaglio con la siringa. Avete 10 secondi a partire da adesso. Sono sicuro che darà molte soddisfazioni. Ciao, io sono Giovanni. Anche questa volta, professore, purtroppo mi sono tradita alla fine con una risata. Sicuramente B. Direi a questo punto di procedere con la seconda domanda del nostro instant poll, che è la seguente:
come avviene la preparazione professionalizzante? Risposta A, attraverso tirocini nei reparti ospedalieri e dai medici di medicina generale. Risposta B, attraverso tirocini nei reparti. Oppure risposta C, attraverso la preparazione teorica. Oppure D, attraverso corsi intensivi su Facebook e Instagram, ma solo al sesto anno. Siete pronti? Avete 10 secondi a partire da adesso. Complimenti professore a chi ha scritto le risposte, veramente molto molto carine. Allora, noi commenteremo insieme al professor Grignani tra poco i risultati di questo instant poll. Nel frattempo la regia avrà ovviamente il tempo per elaborare le risposte e fornirci le percentuali. Nel frattempo professore però vengo da lei e le volevo porre qualche domanda che molto spesso viene posta quando si parla di questo corso di laurea, e cioè quant'è la probabilità di successo al concorso di ammissione? Allora, l'abbiamo visto anche nella presentazione di prima, all'incirca su scala nazionale è 1 su 6. Uno studente su 6 riesce a entrare, 1 su 5, 1 su 6. Questo perché il corso di laurea in medicina è molto popolare, tanta gente ci prova, anche magari tanto per provare, senza una vera e propria attitudine, per cui io credo che se uno studente si impegna, se è veramente una strada che vuole percorrere, ci sono buone probabilità di entrare, insomma, perché non è l'ammissione 1 su 6 è un po' troppo penalizzante. In realtà bisognerebbe vedere quanti vengono ammessi tra quelli che ci provano veramente, che ci tengono veramente, allora forse è molto più facile. Una seconda domanda è proprio quanti esami invece bisogna sostenere per arrivare alla fine di questo percorso di 6 anni? Allora, gli esami sono 36. Questi esami sono spesso però composti di vari esami al loro interno, quindi alla fine gli esami sono un po' di più. I 36 sono i voti che devono essere presi per arrivare alla laurea. È un percorso senz'altro impegnativo, un percorso che richiede molta costanza, molta regolarità di studio, quindi per essere bravi studenti di medicina bisogna essere molto regolari, ecco. Allora, speriamo che questi consigli del professor Grignani possano anche tornarvi utili. Nel frattempo dalla regia ci hanno fornito i risultati di questo instant poll e direi a questo punto di andarli subito a guardare. Alla prima domanda, cioè qual è la modalità di ammissione a medicina e chirurgia, abbiamo avuto veramente un'ottima percentuale di risposta, l'83% ha risposto correttamente, la risposta corretta era la A, test di ammissione nazionale, che è uguale sia per medicina che per odontoiatria. E avviene contemporaneamente, quindi è lo stesso test di ammissione e uno segnala nella domanda cosa vuole fare, se l'uno o l'altro. Ecco. E alla seconda invece domanda, ossia come avviene la preparazione professionalizzante, professore, abbiamo avuto veramente una ottima anche qui percentuale di risposta, il 92% degli studenti, complimenti ragazze e ragazze, ha risposto correttamente, la risposta giusta, lo segnalo, era la A, attraverso tirocini nei reparti ospedalieri e dai medici di medicina generale. Ci fa piacere perché i medici di medicina generale stanno entrando sempre di più nel nostro corso per renderlo più a contatto con il territorio. Professore, noi siamo arrivati praticamente quasi in chiusura di questa puntata dedicata alla scoperta del Dipartimento di Medicina e Chirurgia. Il professor Grignani resterà a vostra disposizione in una chat privata al termine appunto della presentazione di questo corso di laurea, che sarà attivata in un link che verrà pubblicato direttamente nella chat pubblica del live. Quindi avrete tutto il tempo necessario per poter porre al professore domande su appunto questo corso di laurea e chiarire in questo modo i vostri dubbi e le vostre perplessità. Ma arrivati a questo punto potreste avere ancora qualche perplessità su come si può fare a ottenere una borsa di studio. Ebbene, da questo punto di vista ci abbiamo pensato noi con questo video tutorial. Borse di studio. Le borse di studio sono erogate dall'ADISU, Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria. Per ottenere la borsa bisogna essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti dall'apposito bando di concorso che viene emanato e pubblicato sul sito dell'ADISU nel mese di luglio di ogni anno.
Per partecipare al bando non è necessario essere già immatricolati ad un corso di studio, ma sarà necessario procedere all'immatricolazione entro i termini indicati nel bando. E siamo effettivamente arrivati in chiusura di questa puntata dedicata alla scoperta del Dipartimento di Medicina e Chirurgia. Io ringrazio il professor Grignani, a cui passo la parola. Grazie, se avesse voglia di fare un piccolo saluto. Sì, volevo invitare tutti gli studenti che vogliono fare medicina e chirurgia a provare a farla a Perugia, che è una sede veramente in cui riusciamo a interagire noi docenti con gli studenti in maniera molto positiva, e alla fine riusciamo a preparare bene gli studenti per quella che sarà la loro carriera. Quindi vi do appuntamento a Perugia. Perfetto, grazie professor Grignani, ringrazio ovviamente anche i professori e gli studenti che sono intervenuti all'interno di questa puntata e tutti coloro, salve professori, e tutti coloro che grazie. Hanno, salve, grazie, e tutti coloro che sono intervenuti in questa puntata e che hanno reso possibile la sua realizzazione. Ancora una volta non mi resta che ricordarvi che maggiori informazioni le potete trovare direttamente sul sito dell'Università degli Studi Perugia, unipg.it, e vi faccio un grandissimo in bocca al lupo per la vostra scelta futura.